Giorgione è sempre tra i più positivi del Messina, puoi goderti alla grande questo successo sul Monopoli, meritato per come insomma, la squadra poi ha appunto giocato il secondo tempo. Sicuramente, la squadra ha dimostrato gran carattere, ha dimostrato lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, soprattutto faccio un gran complimento a tutti i miei compagni. Ecco, una squadra che ha raggiunto 29 punti, ovviamente non è ancora fatta, è un successo un po' particolare da dedicare all'allenatore di Napoli che insomma lunedì è atteso da questa sentenza. Dici bene, dedichiamo questa vittoria al mister e a tutte le persone con cui ci sono vicini. Sappiamo la situazione difficile al mister, noi gli siamo vicini e niente, ci godiamo questi 3 punti. All'interno dello spogliatoio cosa si dice invece del mercato che può comunque migliorare questa rosa perché la panchina effettivamente sembra un po' corta? Ma ti dico la verità, la squadra pensa soltanto a lavorare a ogni giorno e a dedicarsi al campo, per il resto c'è la società. Quanto ti manca il gol? Tantissimo, ci vado sempre vicino, però oggi mettere quella palla per Diogo è stato come un gol, ma penso sia stata una gioia proprio per tutti il liberatore perché abbiamo fatto la partita, abbiamo sofferto ed è ancora più bello vincere. Vale una cena quell'assist a Tavares, ti ha ringraziato. Ho parlato, una colazione, si è limitata alla colazione. Ed è soprattutto un gol che vi ha consentito di fare un passo forse decisivo verso la salvezza, possiamo dirlo. Ma noi pensiamo a partita dopo partita, 3 punti alla volta, 1 punto alla volta, 1 passettino alla volta. Oggi sicuramente è stato messo un mattoncino importante, però adesso c'è testa già al Cosenza. Quanto può valere questa partita proprio per il proseguo di torneo? E poi avete fatto anche un bel regalo ad Arturo Di Napoli, sei uno dei suoi fedelissimi, forse stai vivendo in maniera ancora più particolare la sua vicenda. Ma questa vittoria vale tantissimo, sia dal punto di vista del morale che dal punto di vista di classifica, perché ci dà fiducia, ci dà coraggio, soprattutto dopo il brutto momento passato, il periodo difficile. Sicuramente io lo sto vivendo ancora più vicino al mister perché comunque c'è il rapporto tra noi, ma come lo sta vivendo tutta la squadra perché è una famiglia, qui siamo una famiglia e siamo tutti vicini a lui. Cosa può cambiare realmente dopo lunedì? Ma noi, ti ripeto, come ho già detto, noi ci limitiamo al campo, non cambierà nulla perché probabilmente il mister è sempre con noi, quindi pensiamo a lavorare. Avete messo sotto però una rivale per la salvezza, possiamo dirlo, adesso sono tanti i punti di margine rispetto al Monopoli ad esempio. Sì, questo sì, abbiamo messo sotto una diretta concorrente sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista dei punti, quindi dobbiamo solo goderci questa vittoria e pensare già alla prossima partita. Sembrava girare male dire questa partita, dopo la traversa colpita dal Messina, gol in contropiede del Monopoli alla fine del primo tempo, poteva davvero cambiare tutto lì. Ma ti sono sincero, io guardando i miei compagni negli occhi ero fiducioso, sapevo che questa partita l'avremmo portata a casa perché il gruppo poi è venuto fuori alla lunga. Quanti punti mancano per chiudere definitivamente il discorso salvezza? Ma mi tengo largo, un 12, però con una decina ce la potremmo fare.